Era l'unica tra le coinquiline di Meredith Kircher a essere presente a Perugia la sera del delitto e aveva a disposizione la chiave dell'appartamento in cui è avvenuto l'omicidio. Questo è quanto scritto dai giudici nelle motivazioni della condanna per calunnia emessa dalla Corte d'Appello nei confronti di Amanda Knox, la cittadina statunitense coinvolta in uno dei casi di cronaca più controversi d'Italia. Ci riferiamo naturalmente all'omicidio di Meredith Kircher, la studentessa britannica di 21 anni trovata morta il 1 novembre 2007 nella villetta di Via della Pergola a Perugia, dove era arrivata per studiare. Rudy Guede, cittadino ivoriano, è stato condannato per il delitto e ha già scontato la sua pena, tornando in libertà. Amanda Knox e il suo allora fidanzato, Raffaele Sollecito, furono inizialmente condannati, successivamente assolti in appello e infine di nuovo condannati. La loro lunga e turbolenta vicenda giudiziaria si è conclusa nel 2015 con una definitiva assoluzione. Amanda Knox era però anche accusata di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, un cittadino congolese, gestore del bar a Perugia, dove lavorava l'americana. Durante l'interrogatorio dopo l'omicidio, Knox aveva accusato Lumumba senza motivo. I giudici hanno dichiarato: Amanda Knox accusò ingiustamente Patrick Lumumba dell'omicidio di Meredith Kircher per cercare di uscire da una situazione scomoda, puntando il dito contro un innocente per terminare le indagini, essendo consapevole della delicatezza della propria posizione e dell'andamento delle stesse. Di conseguenza, Amanda è stata condannata a 3 anni di carcere, una pena che ha già scontato durante i 4 anni di detenzione per l'omicidio di Meredith. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno sottolineato un aspetto rilevante riguardante la sera del delitto. Pur essendo stata assolta dall'accusa di omicidio, Amanda Knox è stata associata alla scena del crimine. Questo l'ha portata a una forte reazione e a dichiarare l'intenzione di presentare un nuovo ricorso in Cassazione. Amanda ha scritto: «Inequivocabilmente non ero a casa. Quando Meredith è stata assassinata, non sono stata coinvolta e non so più di quanto si possa dedurre dalle prove. Tornerò in Cassazione per combattere questa ingiustizia». Tuttavia, come evidenziato dai giudici della Cassazione nella sentenza di assoluzione, si ipotizzava che Amanda fosse presente nella villetta la sera del delitto. I giudici avevano escluso la loro partecipazione materiale all'omicidio, pur considerando la possibilità della loro presenza nell'appartamento di Via della Pergola. Sollecito, in particolare, sarebbe stato presente alla scena del delitto poiché sembra poco credibile che non fosse con lei. Nonostante i vari processi, l'omicidio di Perugia continua a sollevare interrogativi irrisolti. Giuliano Mignini, ex procuratore e primo accusatore di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, considera il caso ancora aperto. In un'intervista Mignini ha spiegato: «Col tempo ho capito che c'era un conflitto tra Meredith e Amanda. Erano molto diverse. Meredith rappresentava il mondo inglese, Amanda quello americano, e i due mondi non si intendevano. Forse Amanda ne soffriva e si sentiva messa da parte». Secondo Mignini, l'assoluzione è stata con formula dubitativa. Il caso non è chiuso, poiché i due erano certamente presenti sulla scena del delitto. Se erano presenti e non responsabili, allora devono essere stati conniventi, oppure c'era qualcun altro di cui non abbiamo trovato traccia. Nella mente del magistrato sono ancora vivi i volti dei protagonisti della vicenda. Quando rivedo questi volti e quelli di tutti coloro che ho incontrato durante i 4 anni di indagini e i processi di primo e secondo grado, mi sembra che gli sforzi e l'impegno degli inquirenti per rendere giustizia a Meredith siano stati vanificati. Una delle poche certezze, come già sottolineato dai giudici nel 2015, resta la colpevolezza di Amanda Knox per le calunniose accuse nei confronti di Patrick Lumumba. Amanda continua a respingere l'accusa, sostenendo di essere stata messa sotto pressione. «Ero vulnerabile, esausta, confusa e accondiscendente», ha scritto recentemente, ricordando le ore passate in questura a Perugia prima dell'arresto. Il giorno dopo, «finalmente sono stata lasciata sola e ho iniziato a rendermi conto che le mie dichiarazioni probabilmente non erano vere. Ho provato a dirlo alla polizia, ma mi hanno ignorata. Così ho chiesto una penna e un pezzo di carta». Amanda afferma: «Il giudice ignora che ho scritto
Voglio chiarire che ho molti dubbi sulla veridicità delle mie dichiarazioni, perché sono state fatte sotto pressione di stress, shock ed estrema stanchezza. Ignora anche che ho scritto: chi è il vero assassino? E non credo di poter essere usata come testimone di condanna. Eppure, nella sentenza è stato evidenziato che la calunnia è stata confermata dalla stessa Knox in un contesto privo di pressioni psicologiche anomale. Dopo il fermo per omicidio, Amanda ha redatto un memoriale. Per i giudici, anche questo documento, scritto dopo l'arresto e quindi senza condizionamenti, rappresenta un atto di accusa contro Patrick Lumumba.